Il solito Pescara che gioca una discreta gara al cospetto della vecchia signora strappa anche qualche applauso, ma che esce ancora una volta sconfitto dal terreno di gioco. Questa volta di fronte c'era una delle formazioni più forti al mondo, eppure il Delfino non ha sfigurato, palesando però quelli che sono i soliti problemi ingigantiti da una ormai cronica sterilità offensiva. Nel Pescara, ghiotta sorpresa con Pettinari in campo al centro dell'attacco al posto dell'acciaccato Manai. Vanno in panchina anche Benali e soprattutto Aquilani. Nella vecchia signora diverse assenze e qualche scelta condizionata dalla incombente gara di Champions League. Nei primi 13 minuti non accade praticamente nulla. Al 16esimo è Alessandro a crossare in area ancora per Higuain, che di testa mette di poco a lato. Al 20esimo ci prova l'ex laziale Hernanes, che prende la mira dalla distanza, mancando però il bersaglio grosso di poco. Al 24esimo però l'occasionissima della gara capita sui piedi di Gianluca Caprari, che in area conclude incredibilmente al lato, dimostrando ancora una volta scarsa freddezza davanti alla porta avversaria. Poco dopo Lichtsteiner infortunato è costretto a lasciare il campo a Quadrado. La Juventus Sorniona controlla e al 36esimo con Khedira passa in vantaggio con il gol dell'1-0 che non lascia scampo a Bizzarri. Un vero peccato per i ragazzi di Massimo Oddo, che subiscono gol in un momento in cui la Juve sembra un po' tirare il fiato. Nella ripresa si ricomincia con Vitturini al posto dell'infortunato Campagnaro, l'ennesima tegola per una difesa ridotta ormai ai minimi termini. In campo la Juve cerca di approfittarne, all'ottavo c'è un palo colpito da Higuain con Bizzarri comunque sulla traiettoria. La squadra di Massimo Oddo fa quello che può e rischia al 17esimo quando ancora Higuain scarica su Bizzarri, ma al 18esimo il Pescara subisce il raddoppio grazie a Mandzukic, che tenuto in gioco da Vitturini segna un gol facile per il 2-0 che chiude di fatto i conti della contesa. Al 20esimo entra in campo l'ex Simone Pepe, accolto dagli applausi scroscianti dei supporters juventini, che poco dopo festeggiano il tris griffato da Hernanes con un gran gol che lascia di sasso Bizzarri. Alla mezz'ora c'è spazio anche per Bruno, che prende il posto di un opaco Cristante, che così fa l'esordio in carriera nella massima serie a 33 anni. La Juve dall'altra parte appare sazia, poi solo Accademia con l'esordio del 16enne juventino Kean con la maglia bianconera, e dall'altra parte il salvataggio quasi sulla linea di Evra su tiro di Zampano a fotografare una stagione fino ad oggi a dir poco negativa per la formazione abruzzese. Per il Pescara, con una classifica sempre più difficile, è già tempo di pensare al posticipo di domenica prossima all'Olimpico con la Roma, sperando di spezzare questa lunga serie di risultati negativi davvero da brividi.